Tuo avversario si è ritirato. Ok. L'avversario si è ritirato. Bella merda. Però ho ottenuto una busta. Va bene. Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Hearthstone. Come avrete visto prima volevo portarvi la rissa, ma è andata come è andata, il tizio si è arreso e quindi ci facciamo una ranked, l'ho iniziato a fare da ieri. Ho copiato questo deck online, un deck con lo stregone che non lo uso mai, quindi andiamolo a provare direttamente in ranked e vediamo un po' se con questo deck riusciamo a spuntarla, che è questo qui che vedete a fianco, ovviamente. Ok, ladro. Vediamo un po'. Ok, ci sta. Ci prendiamo una caterva di danni, però ci sta. Super aggressivi. Rischiando tantissimo. Rischiando tantissimo. Vai. Che cosa mai vorrei fare? Ok. Già abbiamo perso. Praticamente sì, perché? Perché questo già mi ha smerdato con quella fottuta carta da zero che mi ha eliminato il mostriciattolo che mi ha fatto anche 3 di danno. Quindi, cioè, che cosa... Come potremo mai correre i ripari? Infliggendo 4 danni e scartando una carta casuale, preciso la moneta. E poi rimettiamo questa. Ripristiniamo l'ordine naturale delle cose. Intanto siamo a 23 punti vita, va bene. Va bene. Carti questo servitore viene giocato sul campo. Non lo ha scartato. Va bene. Allora, facciamo così. 1. 2. Gli brutalizzo questo. E stiamo a 18. Massimo rischio. Massimo rischio. Equipaggia un pugnale e si prende 2 danni di questo qui, va bene. Riesce a non sacrificare la sua truppetta. E noi invece che cosa facciamo? Facciamo che tiriamo giù questo e poi anche questo. Prendiamo altri danni, vai. Figgi 5 danni a un personaggio. Ok. Due. E va del pugnaletto. Ok. Ci ritroviamo sempre qui. Sempre qui. Quindi adesso farei un turno pre. Tendo questo. Questo e anche direi lui in mezzo così e sta a posto per questo turno, penso. Vediamo un po', vediamo cosa partorirà la mente criminale di questo ladro. Attenzione. Prende il turno, metto un demone casuale nella tua mano. Attacca, attacca, attacca. Ok. Quindi dobbiamo assolutamente falciare questa. Il che non è male, perché come posso sfruttare a mio vantaggio questa situazione? Con... poi me le scarta tutte e due. 4. Sì, per forza. Poi ci metto questa in modo che me ne pesca altre due.
Ok. Dopodiché faccio praticamente così. Così. E ci butto via questa, dai. Ok. Non è terrificante la situazione, non è bellissima, però non è neanche terrificante. Dipende tutto da cosa può fare lui. Infligge 5 danni. 5 danni a un servitore non danneggiato. 2 danni. Combo. Evoca un golem di giada. 2 palle. Poi. Oh. Una tendenza al rattristamento. Ma. Facciamo così. Finito. 11-10. Non ho niente e dovrò giocarmi sicuro 2 di salute al, per avere un'altra carta, quasi sicuramente. Metti una copia aggiuntiva. Ah. Triste questa, eh. Più uno ai tuoi demoni. Ah, va bene. Potere totale. 8. Lui praticamente cosa fa? Cosa fa? Provo a andare faccia, anche perché il rischio è quello di non arrivare alla fine qui. Sa qualcosa che mi elimina tutti e robe di questo tipo, saremo spacciati. L'armata nascosta si raduna. L'armata nascosta si raduna. 8 però, forse se non mi elimina quella gli riesco a fare 7. Ma se sopravvivo. Se mi sopravvive questa è fatta. Dai. Dai, 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 dai. Più 4. Più 4. E boom. G. Veramente sul filo del rasoio. E ce l'abbiamo fatta. Ci siamo beccati questa stellina. E anche 50 oro. E direi a questo punto di andarci a prendere anche un pacchettino premio qui nel negozio. Nel negozio. Un pacchettino. Non so se. Cioè, ho quasi più di questa espansione che di quest'altra. Quindi. Non so. Direi che me la prendo di. La nuova espansione, dai. Ok. Andiamo a vedere che cosa ne uscirà. Che cosa ho cliccato. Cosa ne uscirà mai? Vedo una leggendaria da una vita. Ce l'ho, mi pare. Questa pure. Forse, non ne sono sicuro. In ogni caso, mentre lo andiamo a vedere, vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. 2. Ne avevo 3, no, quindi quel doppione non ce l'avevo. Vi invito a lasciare un bel like se vi è piaciuto. Se non vi è piaciuto, un dislike. Un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. E non mi pare ci sia altro da aggiungere. E quindi io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.